Io sono cis, etero, monogamo e bianco. Essere vegano è una cosa fica, è il cibo del futuro, è un salto quantico. Buonasera. Volevo ordinare il nuovo panino vegano. Vi rendete conto che c'è il bacon vegano dentro? L'uovo vegano. Eccola qui, amici, la mozzarella vegana di Lidl. Oggi assaggerò la carne stampata in 3D. Spero sia buona. Adesso lo vediamo immediatamente. Eccola qui amici, ho aggiunto sale, olio e origano. Speriamo sia buona. Un po' dolcina. Assaggiamone un altro pezzo. Non è mozzarella. Sono qui idrocolon terapia, è la mia prima volta. L'inserimento è stato difficile, ma spero di farcela. Ste moto, e non vedo l'ora che le moto diventino tutte elettriche, così non si sentono più, perché non posso mai registrare un video in santa pace. In questi pezzi di carne non c'è carne, capite la rivoluzione? Non ci sono più scuse, se la si fa assaggiare a un onnivoro non si rende conto che non è carne. Esatto. Ti posso chiedere anche un Kit Kat vegano? Certo. Cioè, sono praticamente identici al Kit Kat vero. Io ho già fatto un video su questo cioccolatino ed è veramente spaziale. Meat. We could save our planet. Plant-based meat is literally a scam. They say it's about having empathy for animals. You know what the animals would say to you if they could speak? Don't kill me! Where'd my tooth go? They say it's healthy. Vediamo come viene. Sembra veramente di tagliare carne, ma guardate l'interno, ragazzi, è da crudo, eh? Imitation meat that is made out of a bunch of cheap industrial chemicals and ingredients. Soy protein made from soybeans bathed in a solvent called hexane, a known human neurotoxin. Red number three, food dye that's a carcinogen that's banned in cosmetics. Caramel coloring, a dye that causes cancer in rats. Tertiary butylhydroquinone, sodium tripolyphosphate, yum! These are just some of the ingredients found in plant-based meat. Mettiamolo in padella subito. Questa qui è veramente la rivoluzione per tutti noi. Tutto questo finto sangue che c'è attorno, ragazzi, è incredibile. Society keeps pushing it. There's a simple but significant way to help protect the planet and all its inhabitants. And it starts with just one day a week. One day without eating animal products. Governments keep pushing it. And we all fell for it. This is the great plant-based meat lie. Allora, vedete che continua a perdere, tra l'altro, questa acquetta. È carne, incredibile. Soybean meal by itself tastes horrible. If you want to make it taste like a real, delicious, juicy burger, you're gonna need a ton of chemicals, artificial ingredients, and some good old big food engineering. Incredibile. Fatto. Capite a che punto siamo arrivati? Capite che c'è un problema? Non per noi. Probabilmente se siamo arrivati a questo è perché probabilmente abbiamo bisogno di questo. La gente ha bisogno di questo perché con questo riusciamo a risolvere dei problemi che purtroppo ci siamo creati da soli. And started to experiment with genetically modified soy. And guess what? It actually worked. You literally created blood from soybeans. But the thing about genetically modified soy is that it's sprayed with a ton of herbicides. Amici, ci vuole veramente un briciolo di intelligenza per capire che il cibo stampato in 3D è chiaramente il futuro. Glyphosate gets absorbed right into the flesh of the soybeans that it's sprayed on. So it's not surprising that a ton of glyphosate has been found in Impossible Burgers, along with hexane. A known neurotoxin. Non puoi più mangiare carne, mi dispiace. Dovrai mangiarti questo, che ti piaccia o meno. Tra un po' carne non ce ne sarà più. So this is a bioengineered protein additive that adds meat-like taste and color. It does not meet the basic FDA generally recognized as safe, the grass. Il tonno, le polpette, il pesce spada, il pollo, tutto ovviamente vegetale. Grazie, caro. Ciao, grazie a te. Amici, 5 anni fa non l'avrei mai detto di uscire da un negozio con polpette vegane, sashimi di tonno, salmone, pesce spada, raga. Non vedo l'ora di arrivare a casa e provarli. It's potentially laced with toxic herbicides. But wait,
there's more. Heme isn't the only thing you need to make a pathetic pile of soybean meal look and taste like real meat. You also need a ton of dyes, artificial flavorings, and bulking agents. Stampati in 3D piuttosto che allevare animali per poi farli a pezzi e infilarli in delle buste. Quindi questo nuovo modo di produrre prodotti non vi sembra un po' più logico e in pace con tutti? Beh, io direi di sì. Oggi faremo la Nutella vegana. One of the ingredients in Impossible Burgers is ferric phosphate, an ingredient that is promoted as an iron supplement, but is also the active ingredient in slug pesticide. Cosa interessante di queste lasagnette è che sono già nella vaschetta idonea per essere riscaldate nel forno a 180 gradi per 15 minuti. Super scoperta di Veronique nel reparto scontato. Praticamente abbiamo trovato due prodotti incredibilmente vegani. Allora, i baci di dama che per i cani c'è una colonna intera. Oltre ai croccantini secchi abbiamo trovato tutti questi snack, quindi gli ossicini mini che sono totalmente vegetali, sono troppo carini, ma abbiamo trovato anche tutto l'umido di vari gusti. Allora, questo con le carote, questo con fagioli e zucchini e questo con zucchini e pastinaca, che non so cosa sia, però che carini. E poi ci sono anche i biscottini, ma hanno l'uovo. Tra il prosciutto vegano. Madonna, mi sembra di tagliare prosciutto. Guardate che carino, c'è anche il latte di soia. But who cares about these dumb medical studies? All you care about is whether or not your genetically modified soy mash? Qui sotto c'è tutta la parte di formaggi vegetali. Soltanto che a differenza di Esselunga, che c'è esclusivamente il Greek White, qui si trova anche il BioLife grattugiato per pizza. Interessante, questo me lo porto a casa, così facciamo una pizza fatta in casa. Che dici, Veronique? D'accordo. And my idea was how we can produce meat without animals, with the same taste, the same texture, the same experience. No, cioè no, non è un nuggets questo, raga, va bene che siamo vegani. È brutto da dire, cioè io non dico mai che un qualcosa non mi piace, soprattutto nei prodotti vegani cerco sempre di stare un po' sulle mie, però sembra una polpettina di verdure. Guardava il salmone vegano, quindi raccontaci un po' di più. Allora, finalmente il video è uscito, lo trovate su YouTube, anche su Facebook. Il futuro è infinito, quindi il nostro apparato alimentare è, secondo me, ovvio che andrà nel corso dei centinaia, migliaia di anni a distinguersi. A distinguersi, e che ci nutreremo di altro. Che non sarà il cibo. Perché noi siamo parte della natura, l'essere umano è natura, la bomba atomica è natura, l'intelligenza artificiale è natura perché l'abbiamo creata noi e qualcuno o qualcosa ci ha messo nelle condizioni di crearla. Bisogna accettare questa cosa qua, ok? Tutto quello che facciamo è natura ed fa parte del nostro percorso. Noi, come dicevo poco fa, siamo neonati, siamo appena arrivati qua, no? Conviviamo con specie viventi come la medusa, no? Che qua da 500 milioni di anni guardiamo le meduse trasparenti e pensiamo, cavolo, guarda che belle, come fanno a essere trasparenti? Ma cazzo, ma anch'io divento trasparente in 500 milioni di anni, datemi solo il tempo, no? Allora siamo neonati, combiniamo dei casini incredibili, ci facciamo le guerre, facciamo i virus in laboratorio e poi ci scappano via, facciamo ste robe qua. Qual è l'unico modo probabilmente per competere con una macchina di questo tipo, con una tecnologia di questo tipo? Diventare anche noi un po' macchine, un po' cyborg, con magari una scheda di memoria che ti infili nel naso o dove vuoi tu. Ho imparato qualcosa